Dobbiamo dare un caro saluto al nostro amico Diego Fusaro, bentornato. Ora scommetto che arriva Fusaro. Un caro commiato in questo caso, un caro commiato da Diego Fusaro. Fusaro inaugura l'evo post-matrixiano da questa sera, possiamo dire. Stupendo. Fusaro, anch'io triste, desolato, ecco, e privo di conforto, perché questa trasmissione mancherà a tutti noi. A cosa ci aggrappiamo in quest'estate senza 105 Matrix? A quali libri? A quali americanismi? Che cosa facciamo? Guardiamo una serie su Netflix, Narcos, che facciamo? Gli americanismi li eviterei oculatamente fuggendoli come la peste. Mi permetto invece di caldeggiare la lettura di buoni classici della letteratura, filosofica e non. Beh, Aristotele si può leggere, non è proprio una lettura da ombrellone, ma ad ogni modo per i più tenaci è consigliabile anche Aristotele, von anche Hayek, Hegel. Von Hayek, dunque, se uno vuole proprio soffrire può leggere anche von Hayek, il fondatore, diciamo, del turbo mondialismo liberista, ma certo, si può leggere anche lui. Bisogna conoscere anche il nemico, come si dice, anche il nemico va compulsato a dovere, quindi il manifesto, importante leggere. Manifesto, sì, tutti i classici. Diceva un antico filosofo medievale: impara tutto, vedrai che poi nulla è superfluo. Quindi che classe. Impara tutto e poi capirai che nulla è superfluo. Anche la Urus, secondo lei, può essere una delle cose non superflue. Non credo che anche sa, la... non lo sa che cos'è Urus, la Urus. Lei sa cos'è la Urus? Bullus. No, la Urus. Urus, non Urus. Urus. Mi manca, è una lacuna. È una macchina Lamborghini, che è un SUV, e va, cioè, 610 cavalli. Ma è da turbo capitalisti. Lei... Ah, oggi turbo ergo SUV. Visto... No! Però è una macchina cartesiana, diciamo così, che procede con metodo. Esatto. Senta, lei il SUV non ce l'ha, immagino, e dove passerà quest'estate? A Ibiza? Ma dunque, io sono solito, non faccio vacanze, io faccio quella che nell'Ottocento si chiamava la villeggiatura, passo molto tempo sui lidi talassici della Liguria, nei pressi di Savona, a Spotorno, per l'esattezza. Ah, bello, Spotorno, la nostra Valeria. Infatti, la verrò a trovare allora. Fusaro. Sarà un piacere poter dialogare di Aristotele anche in questi lidi con voi tutti, se vorreste venire. Volentieri, preferivo Kant, ma fa lo stesso. Il cielo stellato sopra di noi, kantianamente. Esatto. Certo. Ecco, andiamoci a sta prova con Valeria. Senta, professore, adesso la dobbiamo lasciare.